Sei amante dei dividendi, ma non vuoi investire in REITs e vuoi magari un dividendo mensile? Ho trovato l'azienda che fa per te e ce l'ho nel mio portafoglio. Si tratta di Main Street Capital Corporation, una BDC, Business Development Company, un'azienda molto particolare di cui andiamo ad affrontare adesso in questo video le caratteristiche. Andiamo un attimino a far vedere di cosa si occupa, quali sono le tipologie di investimento, come si comporta e come si anche va a implementare nel mercato azionario e perché l'ho scelta averla nel mio portafoglio. E ti posso garantire che non è solo per il dividendo mensile, anche se quello conta. Ciao, io sono Pasquale e questo è il Risparmio e bentornato in un nuovo video senza il mio faccione, come avevo promesso per tutto il mese di febbraio. Allora, Main Street Capital è una BDC, BDC in americano. Business Development Company. Di cosa si occupano le BDC? Praticamente si occupano e si preoccupano di investire in aziende in base a determinati parametri che la BDC sceglie, di comprarle o di comprarle parzialmente o di metterci dei capitali e di diventare azionista a tutti gli effetti. Solitamente queste aziende non sono quotate, oppure non lo saranno in futuro, magari grazie all'aiuto della BDC, ma in linea di massima sono aziende private, possedute da piccoli gruppi o possedute da privati, da imprenditori privati, e che hanno bisogno di quello spunto iniziale per crescere. E le BDC cercano di individuare dei business importanti con le caratteristiche particolari che possono diventare comunque un motivo per poter trarne del guadagno e quindi vanno a investire delle certe somme. In questo caso, Main Street Capital non è una delle più grandi BDC presenti sul mercato, ma mi ha attirato per quel dividendo mensile, soprattutto un dividendo molto corposo e ben sostenibile. Andiamo un attimino a vedere in questo summary fact sheet, che è stato messo il 30 settembre 2020 dall'azienda, di cosa si occupa Main Street Corporation. Prima di tutto, l'investimento e l'obiettivo dell'investimento in Main Street Capital è di massimizzare il loro portafoglio per un ritorno totale generato sia dal current income, dai debiti, degli investimenti in aziende che sono lower middle market, oppure in middle market, per cui sono aziende sia a minima capitalizzazione o a media capitalizzazione che siano private e che possono portare sia un apprezzamento del capitale, per cui un capital gain, ma anche un dividendo, e per cui realizzare appunto dei gain da queste considerazioni per noi che siamo i propri investitori, almeno per me. Qui possiamo andare a vedere come si è andato ad evolvere il dividendo dell'azienda nell'arco degli anni, includendo il periodo di recessione che andava dalla crisi dei mutui subprime e anche adesso, quando stiamo affrontando pienamente la pandemia. Per cui si tratta di un'azienda che cerca di andare a investire in un certo modo e andare a pararsi un po' da tutto quello che può essere il mercato, dalla fluttuazione del mercato per varie motivazioni, e prendere business che possono portargli appunto dei ritorni specifici. Al momento sul mercato ci sono circa 3 milioni e 3 di share, con un market cap di circa 98 milioni di market value al momento. Non è un'azienda enorme, come dicevo prima, però è un'azienda molto ma molto interessante. Prima di tutto, gli investimenti del loro portafoglio è focalizzato su investire in asset inefficienti con una limitata competizione, assicurarsi un debito con una parte molto importante della partecipazione, una parte di chi appunto accede a questi fondi, con un rischio attrattivo in termini di rischio ritorni come ratio. Generalmente le aziende in cui Main Street Capital va a investire sono fra i 10 e i 150 milioni, con un EBITDA fra i 3 e i 20 milioni di dollari sempre. Le transazioni tipo sono espansione, crescita o comunque anche qualcosa come management buyout, oppure il cambio del controllo delle transazioni, una ricapitalizzazione o un'acquisizione completa. In genere il debito dell'investimento è in middle market companies, ma ovviamente, come dicevo prima, anche abbiamo delle lower market company. Qui abbiamo una diversificazione per industrie. L'azienda è veramente molto diversificata in modo tale da non poter andare a sopperire delle problematiche che sono relative ad eventuali cali di richieste di mercati particolari o comunque crisi di settori particolari. L'azienda è veramente diversificata in tutti quanti i settori. Partiamo dalla produzione di macchinari, dall'aerospaziale e difesa, internet e software, servizi professionali, media, anche parti insomma un po' più industriali come costruzione e ingegneria, commercializzazione di servizi e forniture, healthcare, hotel, ristoranti e leisure, che in questo periodo sono stati impattati molto dalla pandemia. Questa diversificazione permette alle aziende di stare con delle fondamenta molto importanti e stabili. Investono in 180 aziende diverse, 70 sono lower middle market, 68 sono private e 42 sono middle market company, una diversificazione, diciamo, media fra le tre strutture. La diversificazione
è fatta in base ad investimenti, e l'investimento medio come importanza è di circa 13 milioni e 3 di dollari per investimento. Il totale degli investimenti nel portafoglio individuale rappresenta circa il 2,9% degli investimenti totali, per cui tutti quegli investimenti che sono quelli a maggiore esposizione da parte dell'azienda, in cui l'azienda ha messo molti più soldi, sono solo il 2,9% degli investimenti totali e il 2,8% del portafoglio totale in termini di fair value. 12 investimenti sono a non accrual, quindi non sono accrualizzati, e rappresentano il 2,6% degli investimenti totali del portafoglio al fair value e al 7,1% del costo. Dal punto di vista della diversificazione geografica, parliamo sempre di Stati Uniti d'America, il 21% sulla West Coast, poi abbiamo il 19% sulla East Coast, al Sud 26 e 14 e poi al Nord circa il 20%, diciamo la sezione centrale degli Stati Uniti d'America. Quindi un business che è diversificato anche in maniera equa in 5 parti per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Le performance, qui abbiamo le performance per anno, questo è l'investimento income, per cui tutto quello che ne è andato a generare dagli investimenti fatti. Siamo passati dai 164 milioni di dollari nel 2015 a 243 milioni nel 2019. Ovviamente il 2020 non è stato ancora chiuso totalmente, perché qui è la chiusura al 30 settembre. Adesso a gennaio, se non ricordo male, o a febbraio ci sarà la chiusura dell'anno, andiamo a vedere come è finita. Però comunque in linea di massima non mi aspetto una crescita in questo anno, perché ovviamente tutti i settori sono stati impattati abbastanza in maniera abbastanza importante. Qui possiamo vedere anche le performance dell'azienda durante i periodi di recessioni, comparate ad esempio allo standard del Pool 500, che è la slide in rosso, il Russell 2000, che è questa parte in verde, e il KfW Regional Bank Index, per cui l'indice del bancario dei prestiti, immagino si riferisca a questo, e qui come è andata a performare invece Main Street Capital, che ha seguito comunque il trend ma ha sopraperformato un po' tutto quello che è il mercato di riferimento. Tra l'altro in questa pagina possiamo anche vedere il portafoglio delle aziende, che sono tantissime, sono più di 160. Come dicevo prima, sono diversificate in tantissime tipologie di settori, e ovviamente è inutile andare a vedere una alla volta, perché bisognerebbe andare a vederle tutte, 160 e passa, sarebbe un video enorme, lunghissimamente enorme. Però basta sapere che, come abbiamo visto nella slide precedente, la diversificazione è ampia. 180 sono attualmente gli investimenti nel loro portafoglio azionario, con 4,3 miliardi e mezzo di capital under management e un dividendo cumulativo per share, per cui fra dividendo normale e poi il dividendo eccezionale, ogni anno per ogni azione vengono distribuiti circa $30 di dividendo, non male. Andiamo a vedere un attimino su SimpliVestit l'azienda. Quindi tutto il prezzo, come si è andato ad evolvere nell'arco del tempo, l'abbiamo visto anche sulla slide di prima, però come abbiamo visto ha avuto questa battuta d'arresto qui, dai 40, quasi $45 è scesa intorno ai 22, ha perso qui sì, quasi il 50%, sta risalendo, secondo me è ancora a un prezzo accettabile, perché è tornata più o meno ai livelli del 2016, così come anche del 2014. Quindi un'azienda molto ma molto interessante. A livello di volatilità è molto ampia, e quello non, essendo collegata agli investimenti, non c'erano dubbi, con un ritorno in 5 anni del 66,2% incluso i dividendi. I dividendi fanno una grossa fetta del guadagno per chi investe in questa azienda. Una valutazione che è intorno al fair value, leggermente sottovalutata, ma non mi preoccuperei di questo. Crescita futura degli earnings attesa del 238%, in termini di fatturato l'8,4%, azienda molto ma molto interessante da questo punto di vista. Salute finanziaria anche qui molto interessante, gli asset sono il doppio dei debiti e abbiamo anche una leggera porzione di cash, comunque le equity sono maggiori rispetto al debito. Il dividendo è importantissimo, come dicevo prima, 7,73%, dividendo molto ma molto ghiotto e interessante, con una copertura una copertura che al momento è sovracoperta, nel senso che l'azienda sta pagando troppo ai propri investitori, ma sicuramente ha quella potenzialità di crescita, come ha dimostrato nel passato, di andare a ricoprire questo dividendo poi piano piano. Penso nell'arco del 2026 che possa ritornare ad avere una copertura del dividendo sostanziale con i propri earnings, senza andare in difficoltà come sta facendo adesso. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Queste aziende nel mio portafoglio e sicuramente l'hai vista nel video relativa al mio portafoglio azionario. Qui mi andava di approfondire un attimino la tipologia di azienda, di cosa si occupa, cosa fa, come fa i soldi, come guadagna, come posso fare io i soldi con questi dividendi molto ghiotti. Bene, se ci sono domande, per favore lasciami nella sezione apposta qui sotto dei commenti. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di lasciare un pollice in su per farlo capire a me e all'algoritmo di YouTube, e se sei nuovo e di passaggio di qui,
di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!